Buongiorno a tutti, oggi vedremo come configurare un Kron termostato Thermarp, come associare un relè MTR2000 e infine come configurare il tutto tramite l'applicazione utente finale grazie a uno Yoki Sub. Per programmarlo ci occorre un tablet, l'applicazione Yoki Pro e una chiavetta radio Yoki. Come installatore avremo già creato il nostro account, pertanto possiamo collegarci. Accediamo all'elenco dei progetti, in questo caso Casa Smart Urmet, e premiamo direttamente. Ci appare il menu dove abbiamo la possibilità di personalizzare il nostro impianto con piante e moduli, punti di comando e le situazioni. Iniziamo con piante e moduli, passo 1. Sulla destra troviamo un menu dove andiamo a premere il tasto moduli. Andiamo a scegliere il nostro relè radio dedicato al funzionamento della caldaia, andiamo a posizionarlo nella stanza dedicata alla caldaia. Andiamo a personalizzarlo, relè caldaia, e andiamo a confermare. A questo punto andiamo ad associare il Kron termostato Thermarp, torna verso la home page, punti di comando, ossia il passo 2, andiamo a creare un nuovo punto di comando. Ci propone i vari telecomandi dell'ecosistema Yokis, selezioniamo termostato e andiamo a confermare. Andiamo a dare un nome al nostro Kron termostato, in questo caso si chiama Thermarp. Dobbiamo andare ad associare una zona al nostro Kron termostato. Ci propone come funzionamento il relè a bordo, deselezioniamo, andiamo a modificare il dispositivo da comandare. Ci propone il nostro relè caldaia, lo selezioniamo e confermiamo. A questo punto possiamo ulteriormente personalizzare il nostro Kron termostato andando a variare i set point, sia dedicati per l'inverno che eventualmente per l'estate. Ci propone già delle schedulazioni settimanali preimpostate che possiamo anche andare a personalizzare premendo i tre pallini e andando a modificare in base alle nostre necessità. I tre colori indicano i tre set point precedentemente impostati nell'arco delle 24 ore giornaliere. Andiamo a confermare la memorizzazione. Memorizziamo, andiamo a confermare le nostre impostazioni col tasto memorizza e a questo punto andiamo a fare la programmazione dall'applicazione verso il nostro Kron termostato. Premendo programmare andiamo a seguire il wizard e a questo punto premendo due volte sul tasto set il Kron termostato riceve la programmazione. Contemporaneamente la nostra applicazione ci conferma l'avvenuta programmazione. Ritorniamo ai punti di comando e vedremo la programmazione che appare direttamente in questa pagina. Per dare la possibilità al nostro utente finale di gestire il proprio impianto anche da remoto, torniamo nella home page, andiamo in piante moduli, andiamo a inserire nell'impianto anche il nostro hub. Dal menu moduli andiamo a selezionare la voce Yoki Sub e andiamo a posizionarlo all'interno della piantina e andiamo a confermare. A questo punto, tornando verso la home page, andiamo a riversare tutta la programmazione direttamente dall'applicazione verso l'hub. Vediamo che la percentuale di sincronizzazione aumenta fino ad arrivare al 100%. L'ultimo step, effettuiamo anche la sincronizzazione sul cloud, che ci permette di avere una copia di backup, dopodiché la nostra programmazione è terminata. Il nostro utente finale a questo punto si ritroverà la nostra programmazione, nell'app apparirà l'icona del Kron termostato dove potrà immediatamente visualizzare lo stato della caldaia, la temperatura impostata e la temperatura reale rilevata. Cliccando sull'icona potrà accedere al funzionamento del suo Kron termostato visualizzando la schedulazione giornaliera ed eventualmente anche impostandone una manuale.
potrà variare la temperatura con i tasti più e meno, oppure ritornare al funzionamento automatico.